bisogno di qualcosa? Non ho mangiato nemmeno niente. Non ho fame e non voglio niente. Se ho bisogno di qualcosa te lo dico. Puoi andartene a casa, grazie. Ma quale casa, signorina? Quale casa? Io devo dormire qua. Perché? Ma come perché? Lei lo sa bene. Non mi interessa, voglio starmene da sola, in pace, capito? Guardi che io pure me ne starei tranquillamente a casa mia, eh? Ti baci, ti do il permesso, vai! Mi ascolti, signorina Martina. Io non mi sto divertendo, eh? Io sono qui per lavoro. Sì, tutto a posto. E ti stavo per chiamare io, solo che prima non ho avuto il tempo. Senti, lo sai che non ci trovo più a dormire senza di te? Non lo so, sarà l'abitudine, ma non riesco a chiudere occhio. Io sono appena arrivato in albergo. E com'è Parigi? È bella, eh? E Parigi è bella, solo che a me mi piace più Roma, Dore. Beh, ma la Torre Eiffel com'è? È bella, e la vedo dalla finestra della camera. Bellissima, no? Tutta illuminata. Comunque, sembra un pezzo di ferro, ecco. No, 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 Dore, no, di bella è bellissima. Solo che a me, diciamo, mi piace di più il Colosseo. Oddio, le luci, devo prendere le voci. Oddio, mi stavo dimenticando. Come no? Stanno dormendo tutte e due. Sì, tutte e due, sì. Vabbè, Mariano, ciao, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, ciao. Dormi sul lato tuo, su. Ma tu guarda che fanno proprio qua questo. Vedi che... Anzi, mi scusi lei per gli schiaffi di stamattina, ma... Non mica lo sapevo che quelle erano mentine. Invece hai fatto bene. Me lo meritavo. Ci diamo del tuo. Perché bene il vestito? Perché mi è sparita la valigia. Ma d'altronde al paese mio, sai come dico? Quando ti dice male, pure le tegole puzzano. Ancora non si trova, quella mia moglie proprio è fissata, hai capito? Ma non sarà depressione? A te quella depressione viene a me prima o poi. Com'è lo spaghetto? Buono, ce n'è ancora. Come no? Hai notato la cottura? Questo è un piccolo segreto che mi ha insegnato la moglie dell'onorevole... l'onorevole Paladini. Cosa pensi di me? Martina, io penso solo a guidare, a guardare la strada. E poi la vuoi sapere la verità? Io e te stiamo sulla stessa giostra. Dei vestiti? Sì, poveraccio, mi hanno rubato la valigia. No!
Mi hanno fatta brillare l'aeroporto, se sapessi veramente la storia. No. Avranno pensato che era un attentatore che voleva dirottare un aereo con i pedalini. Smettila. Guarda che glielo dico. Oi. Mi manchi, un pazzone. Sì. Anche tu mi manchi tanto. Ok, ti devo salutare. Ciao. Ciao, bella pupazzona. Ciao, amore. Thank you.